Ciao, bellissimo. Io sono Classy. Ciao, Classy. Io sono Peter. Peter Night Shyamalan. Mi chiamano così perché ho il sesto senso alla fine del mio coso. Oh mio Dio. Ciao, Peter. Cosa posso fare per te? Vuoi vedere dei disegni che ho fatto? Certo. Questo sono io su un elefante. Wow, ma è bellissimo. L'hai disegnato tutto da solo? E questo sono io sulla Luna. Beh, non ci sono stato, era solo nella mia immaginazione. E così l'ho disegnato. Wow, hai davvero talento! Sai, c'è qualcosa in te, Clessi, qualcosa di speciale. Ah, sei molto dolce. Mi piace la tua voce, mi fa venire voglia di sentirla ancora. Allora, Peter, com'è andata oggi? Tutto ok, eccetto il manzo Yokohama che ho provato a pranzo. Non l'ho digerito bene. Solo ok? Non hai provato niente di nuovo oggi? Parlato con qualcuno interessante? No, no, niente. Oh, questo manzo mi sta massacrando. Lo stomaco mi fa male come quella volta che avevo la diarrea esplosiva. Casa Marrone. Pronto? Oh, ciao, Classy. Sono Peter. Oh, ciao Peter. Ah, adoro quando parli. Senti, sono stato così bene a parlare con te le ultime volte che pensavo che potremmo incontrarci. Ma tu sei sposato? Hai una moglie? Sì, ma lei è un pezzo di ghiaccio ultimamente, e poi se mi scatta qualcosa posso sempre portarlo a lei. Non penso che sia una buona idea. Voglio dire, tradire tua moglie è una faccenda molto seria. Tu non ti rendi conto, io devo incontrarti. Lo so che ti sembro precipitoso, ma sento un feeling speciale con te. Senti, decidi tu dove e quando e io ci sarò. Figlio di puttana. Ok, ci incontreremo. Ehi, ce l'ho fatta! Grazie, Fatina Peter! Peter? Il potere è sempre stato nelle tue mani. Ora, se vuoi scusarmi, devo vedere la Fatina Quagmire e la Fatina Joe alla Fatina Ostrica Ubriaca. Sembra quasi un gay bar. Infatti è un gay bar. Non lo fare. Ragazzi, devo vedere se è speciale di persona come lo è al telefono. E poi, se vi avessi dato ascolto, non avrei trovato quel lavoro come sostituto di Feti. Ok, ora vediamo il suo bambino, signora. Ciao, lui torna subito, è andato in bagno. Peter, cosa? Perché sei vestito così? Che cosa hai fatto ai capelli? Un viaggio di lavoro, Lois. Vado a Chicago. Oh, ok, capisco. Bene, vado a salutare i ragazzi. Ehi, campione, voglio darti questo orologio da taschino. Funziona anche se ha un po' di cervello della guerra civile appiccicato sopra. Mag, ti lascio come ricordo questa puzzetta triste. Chris, la gente ti dirà che sei stupido e che non vali niente. Che figlio di puttana. Ciao. Sei bellissima. Allora, adesso che mi hai visto, lo vogliamo fare oppure no? Senti, devo essere onesto con te. Non è vero che sono il presidente della Hot Wheels e ho anche mentito sul cappello da chef gigante. Non ce l'ho quel cappello. Beh, le piccole bugie non contano. Facciamolo. 8 c***o di ore dopo. Ah, lo devo dire, sono stato proprio fantastico. Lo pensi davvero, brutto traditore bugiardo? Lois, tu sei tu, sei la ragazza al telefono, del telefono, quella del telefono, sì, quella del telefono, quella del telefono, Mi hai tradito, Peter! Lois, perché diavolo fai sesso al telefono? Per provvedere alla nostra famiglia! Mi hai mentito. Comincio a pensare che quel viaggio di lavoro a Chicago era un mucchio di Non balle. è questo il punto. Beh, se ci pensi bene, io non ti ho tradito perché sono stato con te. Ma tu non lo sapevi! Sì, ma sai la verità? In un certo senso lo avevo capito. Non capisci, Lois? Mi sono innamorato di te un'altra volta. E per questo abbiamo appena fatto il sesso migliore degli ultimi anni. Lo so. Oh, Lois, per me, questa è la riprova che siamo davvero fatti l'uno per l'altra. ti amo, Peter. Anch'io ti amo, Lois. A proposito, dovrei fare davvero la prostituta perché la bolletta del telefono è di 7.000 dollari. Oh, Peter, voglio gridare così tanto che dovremmo cambiare parrocchia. Che schifo! Voglio prenderti fino a ridurti come un sacchetto esploso nel microonde. Oh mio Dio! Mi interessa fare una cosina a 2 e un quarto?